Mauro Biglino, esperto conoscitore di testi ebraici, ha studiato dal punto di vista letterale il codice masoretico di Leningrado. Abbiamo parlato di Tselem e Afar, abbiamo parlato di Elohim. Elohim usualmente viene tradotto con la parola Dio. Tutti pensano a Dio, riferendosi al testo biblico che noi leggiamo nella nostra lingua, l'italiano, ma questa parola viene da un latino ebraico che è Elohim, che è una parola plurale. L'Elohim è uno o l'Elohim sono più entità? E che cosa sono, se sono più entità, queste entità, Mauro? Elohim è plurale, su questo non ci sono dubbi. Dal momento però che Elohim viene sempre tradotto col singolare, perché Elohim deve necessariamente essere Dio, nella visione monoteista che da un certo punto in avanti ha preso in mano il controllo della Bibbia, allora si dice che in realtà è un plurale di astrazione. Per cui in realtà sì, è vero che è plurale, ma è un plurale che serve sostanzialmente per magnificare l'idea della divinità. Allora, se noi leggiamo le Bibbie che abbiamo in casa, senza necessità di traduzioni speciali o particolari, vediamo che per gli autori biblici era assolutamente assodato, senza alcuna ombra di dubbio e senza esprimere stupore, che questi Elohim erano tanti. Tra di loro si poteva scegliere. Ovviamente quando questo Elohim, che noi conosciamo con il nome di Yahweh, che peraltro è un nome non di origine ebraica, perché lo conoscevano anche altri con lo stesso nome prima degli ebrei. Gli ebrei sono stati forse gli ultimi a conoscerlo con questo tetragramma. Allora, quando lui prende in mano questo popolo e comincia a costruirlo, dice: adesso noi siamo alleati, quindi o voi state con me o io vi ammazzo, e lo faceva regolarmente. Nonostante questo, ci sono dei passi biblici nelle Bibbie che abbiamo in casa dove si dice chiaramente che loro potevano scegliere, e tra l'altro lo facevano costantemente. Cioè, mentre lui non ha mai tradito loro, loro hanno tradito lui un sacco di volte, pagando duramente. Si dice anche, per esempio, nel libro di Giosuè, che appunto la famiglia di Abramo seguiva degli Elohim, che erano quelli che governavano in Mesopotamia. Poi arriva Yahweh, chiama Abramo e gli dice: tu adesso vieni con me che andiamo a conquistarci un territorio, la famosa terra promessa, terra di Canaan. In quel momento Abramo, ma solo Abramo, non gli altri componenti della sua famiglia, questo è curioso, perché se questo fosse Dio, voglio dire, tutti lo seguono, no? Invece no, solo Abramo si mette alla sequela di questo Yahweh, mentre il resto della sua famiglia continua tranquillamente a seguire gli Elohim che governavano nel territorio dove loro abitavano. Quando la famiglia di Abramo, quindi Abramo, Isacco, Giacobbe, quando la famiglia di Abramo deve spostarsi in Egitto per trovare cibo, perché c'è una grande carestia in Canaan, beh, quando vanno in Egitto, la famiglia di Abramo smette di seguire Yahweh e segue gli Elohim che governavano in Egitto, perché Yahweh in Egitto non poteva mettere il naso. Poi Yahweh va in Egitto e si porta fuori, diciamo, questo popolo, per semplificare, ma gli stessi rabbini scrivono che non era il popolo degli ebrei, che era un insieme di genti che poi con il passare, insomma, un lungo travaglio durato alcuni secoli hanno creato una identità israelitica, ma non c'era quando sono usciti dall'Egitto. E quindi lui se li è, come dire, ripresi, supponendo che fosse sempre lo stesso, perché lui con Abramo si presentava come El Shaddai, con Mosè si è presentato come Yahweh o Yahweh. Quindi si presentava pure con due nomi diversi, anche se aveva sempre il bisogno di dire che lui era sempre quello là. E ogni volta lui doveva presentare una sorta di curriculum, quindi non diceva io sono Dio, no? A quando Mosè gli diceva: ma tu chi sei? Cioè, dimmi chi sei. E lui ha dovuto spiegare chi era. E quindi in realtà che gli Elohim fossero tanti per gli autori biblici, ed è sufficiente leggere attentamente le Bibbie che abbiamo in casa, non c'è alcun dubbio. Quindi, se vogliamo, come dire, non entrare in contrasto con i filologi che hanno elaborato questa idea del plurale di astrazione, allora possiamo dire che nella Bibbia si parla di tanti singoli plurali di astrazione. Su questo non ci sono dubbi. Dunque, un solo Dio, monoteismo, più dei, politeismo, forse non dei, ma semplicemente degli esseri venuti da un altro pianeta, non lo sappiamo. Sicuramente le domande sono tante e le risposte cominciano a essere sempre di più grazie alla traduzione e all'opera di Mauro Biglino. Ma ciò che riguarda molto spesso l'intimità dei credenti sono i famosi 10 comandamenti. Sono proprio così i 10 comandamenti?
Allora, intanto, vabbè, soltanto un breve cenno a monoteismo e politeismo. Nell'Antico Testamento non c'è né monoteismo né politeismo, nel senso che mai si sognano di definire Yahweh Dio e mai si sogna di dire che si adoravano più divinità, perché semplicemente perché gli Elohim non erano divinità. Erano dei governatori e loro sapevano di dipendere da questi qui e sapevano, purtroppo, che potevano anche scegliere, dicevo prima, non avrebbero dovuto farlo, quando lo facevano pagavano duramente, però in realtà Dio è un concetto che è stato inserito dopo, quindi anche i concetti di monoteismo e politeismo, insomma, vanno rivisti in relazione all'Antico Testamento. Allora, i 10 comandamenti, quelli che sono stati insegnati a noi, fanno parte di un numero di 600 e più precetti, quindi ci sono nella Bibbia, così come sono sostanzialmente formulati, però se stiamo al testo biblico non sono quelli sui quali Yahweh dice: sulla base di questi io ho fondato la mia alleanza con voi, perché in quel passo lì i comandamenti citati sono altri, molto più concreti. Ma apparentemente questi comandamenti, quelli che conosciamo noi e che sono usati come base per costruire il sistema etico, io dico spesso che, come dire, le religioni hanno costruito questo sistema etico non grazie a ciò che c'è scritto nell'Antico Testamento, ma nonostante ciò che c'è scritto nell'Antico Testamento. Nel senso che questi precetti, queste norme, in realtà erano norme date per far sì che quell'insieme di individui anarchici diventasse un popolo all'interno del quale fosse possibile instaurare una convivenza civile. Per esempio il comandamento non uccidere, lo stesso per esempio c'è il rabbino Dovid Ben Dori, il quale dice, scrive chiaramente, ed ha ragione, che non è non uccidere, ma è non assassinare con premeditazione il tuo vicino. Dice questo rabbino, uccidere in guerra è assolutamente lecito. Uccidere per salvaguardare se stessi, assolutamente lecito. Dice, purtroppo su questa male interpretazione i cristiani e parte degli ebrei sono stati caricati di sensi di colpa assolutamente ingiustificati. Tant'è che la Bibbia è uno dei libri, io ho difficoltà a pensare ad un altro libro scritto da uomini dove ci siano più ordini di assassinare, penso che non ce ne sia un altro. Dati proprio da lui, da quello che dovrebbe essere il Dio. Non rubare, cioè non desiderare la roba da altri, non desiderare la donna da altri, non desiderare gli animali degli altri. Questo altri è stato fatto diventare il prossimo, cioè come dire dobbiamo amare tutta l'umanità. Nulla di più falso rispetto a ciò che c'è scritto nella Bibbia. Questo altri in ebraico è il tuo vicino, cioè quello col quale hai rapporto continuativo. Che vuol dire? Che se tu che abiti in questa tua tenda, insomma in questo deserto dove ci sono, no, questi nomadi che devono diventare popolo, se tu vedi passare una femmina, tu non te la devi prendere e violentarla, perché poi, diciamo il, perché così era, proprietario di quella femmina viene e ti sgozza. Allora questi, oppure se tu vedi degli animali che non ti appartengono, non è che te li puoi prendere, perché poi arriva il proprietario e ti sgozza. Quindi erano tutte cose che non potevano farsi come regolamento interno, perché erano delle norme che servivano a costruire una convivenza all'interno. Tant'è che gli ordini di prendere le donne degli altri, violentare le donne degli altri, uccidere, erano continui. Rubare agli altri era continuo, anzi era sollecitato, si era spinti a farlo. In più passi dell'Antico Testamento c'è scritto: dopo che avete conquistato quella città, quindi terminata la necessità del combattimento, passate a fil di spada tutti, compresi, c'è scritto, donne, bambini e anziani. Perché era la norma, la pulizia etnica, diciamo così. Bisognava liberare quel territorio perché bisognava conquistare. Quindi quelle regole erano regole date appositamente per costruire una convivenza all'interno di quel popolo che stava nascendo. Poi, diciamo, l'elaborazione successiva teologica le ha fatte diventare norme etiche. Per questo dico che è stato costruito un sistema etico nonostante ciò che c'è scritto nell'Antico Testamento, perché è lì proprio